Mi chiamo Carlo Cardinale, sono naturopata, faccio parte della cooperativa Il Sorbo e questa sera abbiamo fatto una conferenza proprio e ho parlato di naturopatia. Ho spiegato cos'è la naturopatia, quali sono le tecniche che si usano e mostrato anche il programma che abbiamo io e la cooperativa che andremo a effettuare nel corso dell'estate. Domani in particolare ci sarà un piccolo incontro, seminario di circa 4 ore, dove mostrerò alcune tecniche di respirazione. Si faranno e si effettueranno delle meditazioni per finire con il suono del tamburo come forma di rilassamento e meditazione. La respirazione è importante perché ci siamo scordati che di respirare. Sembra che respiriamo, ma realmente respiriamo pochissimo, il nostro respiro è corto. È fondamentale perché le tecniche di respirazione ci permettono sicuramente un maggiore rilassamento, ci fanno anche un po' staccare dagli stress quotidiani e possono arrivare molto in profondità. Dopo l'incontro che ci sarà domani, il 4 agosto sarà fatto un ampliamento del lavoro che si effettuerà, quindi verranno riprese le stesse tecniche di respirazione ampliate e ne verranno aggiunte altre. Allora, innanzitutto le tecniche di respirazione che andremo a fare domani saranno tecniche di respirazione dinamica, quindi come il movimento che segue la respirazione, non come si è abituati al contrario della respirazione che segue il movimento. Le altre tecniche poi saranno ampliate con respirazioni particolari, quindi si andrà a fare il respiro di fuoco, di acqua, di terra e di aria, quindi andremo a in qualche maniera intervenire su ciò che sono i quattro elementi e come entrare in relazione tramite respiro con questi elementi. Altri incontri che faremo con la cooperativa Il Sorbo, ci sarà un evento che si parlerà di Feng Shui, quindi degli ambienti abitativi, delle energie che c'erano in ambienti abitativi. Si farà un altro workshop sempre con me per quanto riguarda l'automassaggio e l'autoriflessologia. E il rapporto tra il massaggio con se stessi e con l'altro. Poi ci sarà anche un altro evento in cui si parlerà di bambini. L'incontro che si farà con il progetto Indago sarà presentato innanzitutto l'associazione proprio Progetto Indago, che cosa fa e di cosa si occupa. E in particolare, questo avverrà la sera. Poi il giorno dopo ci sarà un workshop che impegnerà in particolare gli educatori e i genitori in consigli pratici proprio per entrare in relazione con i bambini.